Mi chiamo Elias Lebronitz, sono la persona col nome complicato e col nickname ancora più complicato. Nel mio non tempo libero sono uno sviluppatore embedded a Trieste. Nel tempo libero studio fisica quando non ho proprio nient'altro da fare e se no faccio lo scemo del villaggio di MITLAB. MITLAB, quindi, come dicevo prima, è quello che gli piace definirsi essere un hackerspace, quindi un posto fisico. Abbiamo persone che sono abbastanza variegate al nostro interno, ci sono fisici, ci sono elettronici come lui, ci sono anche qualche artista, c'è gente che studia al conservatorio, che fa musica sperimentale, elettronica, ogni tanto senti dei suoni stranissimi provenire, ma... Quindi in sostanza lì si condivide idee, progetti e attrezzature. Idee perché abbiamo una serata dedicata anche al chiacchierare, così parlare del più e del meno, scambiarsi idee. Ed è lì che spesso nasce la creatività proprio, no? Progetti perché ogni tanto è bello anche fare qualcosa perché se no si parla e basta. E attrezzature sono le cose indispensabili per creare i progetti. Quindi in sostanza il problema di base è che c'è un gruppo di persone che vorrebbe fare qualcosa insieme. Quindi il primo problema è come ci si coordina, perché finché sei in due ti chiami al telefono. Se già sei in tre ti fai il gruppo su WhatsApp. Se sei in 10-15 inizia a essere un po' complicato rimanere in coordinazione. Quindi in sostanza c'è bisogno di comunicare, che sembra banale, ma non è così facile in verità. C'è bisogno di coordinarsi tra il gruppo e c'è bisogno di documentare, che è una cosa che molto spesso si dimentica. Quindi, il primo problema, come si comunica? La prima approssimazione? Si butta su una mailing list. Ed è quello che abbiamo fatto noi. All'inizio c'era il Google Group, ti mettevi in Google Group e va tutto bene. Questo però, la mailing list intendo, ha i suoi pro e i suoi contro. Quindi abbiamo deciso di diversificare un pochino le nostre comunicazioni, perché abbiamo visto che la mailing list si usava solo per cose ufficiali e tanti soci si facevano riguardo nel mandare mail, perché poi le mail arrivano a tutti, non voglio disturbare con la mia piccola cosina, con il mio piccolo problemino dell'Arduino che non si accende, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo deciso di mettere questi tre livelli. Livello primo è il livello cazzate, si può dire, no? È oltre l'orario. quindi sono messaggi brevi, messaggi che se ti svegli la mattina e vedi 200 notifiche di Telegram, ti rendi conto che forse c'è stato qualche flame war durante la notte, ma insomma anche se te la salti non muore nessuno. E dove ci sono sì anche le GIF animate, dove il maestro è lì in angolo. poi c'è il livello 2, dove effettivamente le comunicazioni andrebbero lette. Quindi sono messaggi ufficiali, discussioni che sono un po' più non tipo c'è il pin dell'Arduino che non switcha cosa potrebbe essere, ma tipo ho questo progettino qua, vorrei provare a fare questa cosa qui, non riesco a farla, c'è qualcuno che ha provato a fare qualcosa del genere, cose di questo tipo. Quindi presentazioni di nuovi progetti, comunicazioni più o meno ufficiali, io che mi incazzo perché la gente non mette a posto, cose così, insomma. E poi invece c'è il terzo livello che è in verità è il livello di documentazione, quindi sono cose che A sono state discusse in lungo e in largo, non c'è più niente da discutere, c'è solo da tenerlo fisso lì come promemoria, diciamo, o cose che sono strettamente proprio documentazione di progetti, quindi cose su cui di solito non si discute. L'altro problema è che ci sono troppe cose da fare e la gente dimentica di fare le cose. Non perché non ha voglia di farle, ma perché proprio non ti viene in mente, poi arriva il tipo che ha bisogno di una mano con la Raspberry Pi e tu vai lì e gli dai una mano, nel frattempo hai già dimenticato cosa stavi facendo. Quindi serve un sistema per tenersi aggiornati e fare un recap ogni tanto, aspetta adesso ho mezz'ora libera, aspetta che vedo di fare qualcosa di utile. Quindi ci serve un posto in sostanza per segnare le cose da fare, chi le fa e entro quando. Se hanno una scadenza, non tutti hanno la scadenza ovviamente. La seconda approssimazione è che in sostanza ti serve una cosa per gestire i progetti. Qui si apre un altro mondo simile all'RP di quanto prima, perché ci sono sistemi più o meno open source, più o meno costosi.
e potrei farmi un altro talk solo su perché cazzo abbiamo scelto quello che abbiamo scelto, ma in sostanza ci serve qualcosa che sia multiutente, perché è bene poter assegnare che qualcuno fa qualcosa, anche per poi, nel senso, prenderlo per il colletto, dirgli, senti, tu hai promesso di aver fatto quello, perché non l'hai fatto? E che sia multiprogetto, in modo che possa anche essere sfruttato dagli soci stessi per gestirsi il proprio progettino piccolo. Il problemino ausiliario di tutta questa cosa qui è che inizi ad avere un paio di servizi in giro. E insomma, ricordarsi tre password diverse, c'è già gente che ha problemi con una, quindi figuriamoci tre. Quindi ci sarebbe anche da fare un'autenticazione centrale. Anche qui, altro mondo aperto. Però a noi serve qualcosa di abbastanza semplice, che sia relativamente facile da configurare, relativamente facile da gestire. Soluzioni. Qui è la parte più divertente. Allora, soluzioni. Noi abbiamo cercato di orientarsi esclusivamente verso cose self-hosted, quindi ce le gestiamo noi sui nostri server, così non siamo dipendenti da altre cose che potrebbero cambiare nel tempo, un solito modello che prima è gratis e poi ti fanno pagare X al mese. Cose del genere, che siano open source, in modo che possiamo modificarlo e correggere bug, e che siano relativamente facili da usare. Questa è una cosa che l'ho messa per ultima, ma non è per niente poco importante, anzi è molto importante, fondamentale, perché nell'hackerspace talvolta quelli che gestiscono il posto sono abituati a un certo livello di technical literacy, no? Il livello di mailing list. Se io prendo il povero artista che mi è arrivato in hackerspace e vorrebbe tagliarsi al laser qualcosa, gli dico, ma sì, manda un messaggio in email, lui mi guarda con gli occhi, cosa sta parlando? Perché ormai le mailing list, insomma, al di fuori dei circoli tecnici, non è che si usino tantissimo, no? Quindi tutte queste soluzioni devono essere anche relativamente user-friendly. Ed ecco, questo è lo spoiler di tutte le soluzioni che abbiamo scelto. Questa è la risposta alla domanda di prima, se usiamo altri software per gestire lo spazio. Quindi, comunicazione livello 1, Telegram e IRC. Telegram perché le cose devono essere user-friendly, IRC perché c'è sempre la persona che si collega a IRC. Livello 2 è Discourse. Discourse è una piattaforma basata, ahimè, su Ruby on Rails, scusate, che però è super figa perché ti permette di usarla come forum e usarla come mailing list, personalizzabile a utente. Cioè, se c'hai l'utente grumpy che dice al mia epoca c'erano le mailing list e questo ci bastava, premi, attiva mailing list e non mi rompi più le palle. Mentre c'è il povero artista che vorrebbe avere qualcosa su cui cliccare, che può usare l'interfaccia grafica di Discourse, insomma, no? Per il livello 3 abbiamo scelto DocuWiki, che è una delle wiki standard, insomma. Abbiamo scelto DocuWiki in verità perché è quella che usavo già io per altre cose, quindi era quello che conoscevo meglio. Per la gestione di progetti abbiamo scelto di usare Camboard, dopo un lungo esame di coscienza, perché anche lì non eravamo particolarmente sicuri e tuttora non siamo proprio al 100% soddisfatti di come funziona, però alla fine funziona abbastanza bene. Allora, questa cosa qui, Camboard, devo dire che è stata utilizzata, che è utilizzata tuttora principalmente dal team del direttivo, diciamo, per coordinarsi. Quindi cose importanti tipo dopodomani ci scala l'assicurazione dell'RCT e quindi se qualcuno si fa male sono casini grossi. Cose di questo tipo, insomma, sono tutte caricate su. Per la documentazione, invece, abbiamo usato sia DocuWiki sia GitLab. Di solito più su DocuWiki, GitLab tendiamo a usare solo per i codici, ma anche qui abbiamo GitLab, un'istanza di GitLab sui nostri server. Per, invece, connettere tutte le cose insieme, abbiamo usato, ahimè, LDAP. Dico ahimè perché c'è qualcuno che conosce LDAP qui dentro. Le gioie di usare LDAP. Bene. Allora, partendo adesso, riesaminando un po' più in dettaglio, messaggistica istantanea, la scelta era tra Telegram e IRC, alla fine siamo riusciti a fare entrambi. Telegram è ce l'hanno tutti in sostanza, più o meno. Non è come WhatsApp, però WhatsApp non ha i bot, purtroppo, e quindi non si possono fare cose divertenti. Il protocollo di Telegram è anche open source, il backend non è open source, quindi questo è un po' essere dipendenti da un'infrastruttura di terzi, però abbiamo deciso di chiudere un occhio su questa cosa qui perché effettivamente è molto più facile che obbligare tutti quanti a usare IRC.
IRC invece insomma, è ben conosciuto, ben rodato, siamo anche su Freenode e anche su IRC ci sono i bot. La cosa bella è stata quando abbiamo trovato questo bellissimo bot, che in verità nasce come bot IRC, si chiama Limnoria, che è un clone di un altro bot IRC che si chiama Supibot. Ha un sistema di plugin che è molto figo, tra l'altro anche questo è fatto in Python. Python è il tema un po' comune di tutto il nostro hackerspace. Ha un sistema di gestione permessi che è abbastanza figo in verità, per adesso funziona solo su IRC, però tu puoi autenticarti con il bot, così come ti autentichi con NickServe di Freenode, per capirci, puoi autenticarti con il bot e quindi puoi dare dei comandi che sono di privilegi superiori rispetto agli altri comandi. E poi abbiamo scoperto questo plugin che si chiama Supibot Telegram Bridge, che lo trovate su GitHub, che fa da ponte tra Telegram e IRC. Ci abbiamo anche messo un po' di pull request in modo da migliorarlo un po', perché adesso supporta anche multipli gruppi e multipli canali, che è molto meglio. Allora, Discourse è il cosiddetto MeetLab Talk, lo chiamiamo noi, quindi un forum di discussione, come ho detto prima, Ruby on Rails, Postgres. Si installa l'installazione, il metodo di installazione ufficiale è Docker, il che sì, e tra l'altro il container è fatto veramente di schifo, però purtroppo questo è l'unico modo, e l'applicazione è l'unica nel suo genere, cioè non ci sono altre applicazioni così, abbiamo guardato, non ce n'è, questa è quella più avanzata, e inshallah, vediamo se riesco a fare anche, farvela vedere, perché ce l'abbiamo aperta qua dietro, eccola, questa qui è come si presenta. Tutto questo è personalizzabile, beh, il logo, i colori, qui ci sono, tra l'altro adesso non so se, no, internet non ce l'avrò, beh, vabbè, insomma, quindi queste sono tutte le conversazioni, sono ordinate per l'ultimo aggiornamento, ci sono, come vedete qua, anzi, come forse non vedete perché è troppo piccolo, si riesce a vedere qualcosa? Ok, queste sono le varie categorie, ci sono delle categorie che sono chiuse rispetto al pubblico e ci sono le categorie che sono anche chiuse rispetto ai soci. Per esempio qui c'è la categoria direttivo, che la vedono quelli che sono nel direttivo, giustamente. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che in verità Discourse supporta account e supporta anche gruppi. Quindi io ho il gruppo di tutti gli utenti, ho il gruppo dei sudoers, ho il gruppo degli addetti alla rete esterna, il gruppo degli addetti alla rete interna, che sono due in entrambi i casi e io sono la persona comune a entrambi. E quindi insomma questa cosa qui c'è e funziona anche con LDAP, come si è visto. Adesso vediamo di fare effettivamente... Cioè, nel senso, lo vedete che è un'applicazione piuttosto moderna come look ed è anche moderna da utilizzare, quindi è perfetta anche per la persona che si avvicina per la prima volta a questo mondo e ha bisogno di interagire con... Grandioso. Mm-hmm. Adesso non... prendimi un altro IP, per favore. Qualcuno ha fatto una rete wifi con... Questo succede quando... Eccolo qua. Allora, questo per esempio è il thread che la gente non vede, che è l'iscrizione soci. L'iscrizione soci per adesso funziona così che abbiamo un poll e tutti i direttivanti votano e quando supera la soglia di metà del direttivo la persona viene approvata. Questo è... lo facciamo perché bisogna farlo per legge. Tecnicamente fuori da ogni approvazione socio deve uscire un verbale del consiglio direttivo, solo che se devi fare il call per ogni cosa, allora l'abbiamo messo come aggiunta al nostro regolamento interno, che possiamo farlo anche via telematica. Quindi questo per farvi vedere che Discourse supporta anche i poll, quindi supporta anche cose che vanno oltre alla mailing list normale. Poi per esempio, non so, eventi. Per gli eventi, per esempio, abbiamo un form standard, che è il nome dell'evento, che tipo dell'evento, quando è, dov'è, il costo per partecipare, chi partecipa, chi non partecipa, è pubblico, quindi io posso vedere chi parteciperà alla Trieste Millimaker Fair. Poi, per esempio, qua abbiamo scelto chi è che va come MeetLab per darci una mano allo stand. Qui si vede chi è la mattina, chi è il pomeriggio,
ogni questo pallino ovviamente c'è l'username, insomma, dopo, no? Questo è il signor Linfia. quindi poi anche la parte di gestione, vediamo se... Questo è invece il pannello di gestione, si può vedere tutti gli utenti e i gruppi. Questi sono tutti gli utenti, li abbiamo fatti, ne abbiamo un pochini. Tra l'altro abbiamo deciso come policy di lasciare aperta la registrazione a chiunque a questa cosa qua, così possono interagire, principalmente perché ci sono delle categorie che sono aperte al pubblico, come per esempio le categorie degli eventi e dei progetti e delle idee. Quindi chiunque può submittare il proprio progetto e la discussione parte talvolta già dal web. Tornando a noi. Allora, prossimo sulla lista è Cambord. Allora, questo è un software sviluppato in PHP e MySQL. È multiutente con multigruppo, multipermessi e multiprogetto. È come la maggior parte delle cose che servono per gestire i progetti è un po' un casino, perché ci sono i task, i subtask, il project, la Gantt, tutte queste cose qua. Quindi, nel senso, puoi usarlo anche come normale task list, senza conoscere tutte queste cose qua. Però se vuoi farla un po' più carina e se hai progetti un po' più complessi, vale la pena investire quel pomeriggetto per leggerti come funziona un po' la storia. La cosa carina è che supporta anche l'integrazione con GitLab, quindi io posso prendermi la issue da GitLab e aggiungerla come task su Cambord. Vediamo un attimo Cambord invece. Ok, questo qui è Cambord, questo qui è la mia dashboard, qui ci sono tutti i progetti che sono dei quali faccio parte. Abbiamo un paio di meta progetti che sono per esempio progetti legati al direttivo. Ci sono i colori, che è sempre molto bello averli. Qua si vede la persona a cui è stato assegnato il task. E ovviamente poi manda anche le mail di reminder se qualcuno si dimentica di fare il task. Un altro metaprogetto invece è Ventilite, questo qua devo dire che è venuto abbastanza bene. Quindi per gli eventi che sono tipo one shot, facciamo la serata che sign in party GPG, qui ci sono delle colonne in sostanza, viene prima aggiunto alla colonna proposta, poi quando viene la proposta viene accettata, viene spostato qui in programmazione data, questi qua sono drag and drop, quindi posso spostarli dove voglio. Viene messo in programmazione data, poi in programmazione data viene assegnato automaticamente alla persona che è responsabile del gruppo eventi, che sono sempre due persone. No, diciamo che abbiamo scelto, è una cosa anche un po' di policy, di avere sempre un responsabile e un backup. Sì, posso sforare, no? Tanto sono l'ultimo. Abbiamo scelto di avere un responsabile e un backup per qualsiasi ruolo, e quindi insomma i team sono sempre fatti da due persone. Una volta che la data è programmata viene spostata in organizzazione, e quando viene organizzata viene spostata in pubblicizzazione, e pubblicizzazione viene automaticamente assegnata al responsabile media, che fa il post su Facebook e quant'altro, per cercare di avere un po' di persone. Poi lezione imparata, che è sempre bene farla, e alla fine è spostato sul fatto. Questo qui è il progetto, diciamo, il metaprogetto più complesso che abbiamo nel sistema qui. C'era il responsabile di progetti, che è Ruggero, che non c'è oggi, che si è fatto un culo così per configurarlo bene. E poi ci sono progetti più normali, diciamo, che sono proprio fare qualcosa, che è tipo questo, quindi ci sono le persone che collaborano, e ognuno deve fare la propria cosa, e quando la fa la mette in work in progress, poi la mette in finita. E questo è un standard, quello che si chiama Kanban board nel mondo della gestione progetti, però insomma, anche se non sai cos'è, insomma, prendi, trascini, se è fatta la metti là, non è che sia sta grandissima scienza. Bene, il prossimo è GitLab. Beh, GitLab penso che lo conosciate quasi tutti. C'è qualcuno che non conosce GitLab? Beh, fa culo. Ok, è un sistema di gestione di repository, però noi lo abusiamo perché non lo usiamo solo per il codice, ma lo usiamo anche per progetti hardware, quindi KiCad, che sono comunque file di testo, quindi è anche abbastanza facile usarli. Ma una cosa che mi piace notare è che lo usiamo anche per tipo i verbali e i documenti ufficiali.
Perché è una figata, cioè è fatta apposta, nel senso io, c'è il segretario che prepara il verbale, lo mette come pull request, poi noi commentiamo sulle varie righe, aggiungi questo, aggiungi quell'altro, e dopo un po' il pull request viene approvato, io lo firmo, faccio il merge commit firmato con la mia GPG e poi pusho sulle le chiavi, quindi anche firmato con la GPG. Quindi c'è un minimo anche di controllo, insomma, no? GitLab se lo conoscete tutti, non ve lo faccio neanche vedere, insomma GitLab è classico, classica interfaccia GitLab. DocuWiki è un software di wiki basato su PHP, e lì dentro ci sono tutte le cose, diciamo quella che a me piace chiamare la memoria a lungo termine di MeetLab. Dentro ci sono eventi, corsi, progetti, ruoli soprattutto, e la documentazione dell'infrastruttura, per esempio. Tra l'altro la documentazione dell'infrastruttura per adesso è chiusa al pubblico, perché insomma, meglio non si... Che... Questa per esempio è una pagina, questa qua è l'infrastruttura interna. Sì, beh, dopo ne parliamo magari un po' più. Questa qui è la home page, ci sono i progetti, mi piacerebbe, vi faccio vedere un progetto di una ragazza che ha fatto la figata. Questa qua è una fisarmonica tagliata al laser, fisarmonica MIDI tagliata al laser. Tra l'altro è il progetto miglior documentato di tutto il MeetLab, perché ci sono anche le foto, tante foto. Queste qua sono tutte le... ha passato un 5-6 serate a laserare i vari tentativi. Ho sottolineato i ruoli perché secondo me i ruoli sono molto importanti all'interno di un hackerspace, semplicemente perché ci sono dei default di persone responsabili per qualcosa. Nel senso, mi arriva una mail, volete venire a questo evento qua? Io la mando al responsabile degli eventi e da quel punto è fuori dalla mia queue, me ne occupo solo se per caso ritorna in direttivo. I ruoli sono anche palesati, diciamo, nella nostra wiki. Per adesso, su questa pagina trovate i responsabili con l'associato indirizzo mail e una breve descrizione delle mansioni, per così dire. Quindi abbiamo un responsabile media, non abbiamo un responsabile webmaster perché nessuno si è fatto avanti, abbiamo un sistemista esterno, interno, un responsabile di magazzino, un responsabile sede e approvvigionamenti, che sono snacks e bibite, un responsabile eventi e corsi, un responsabile dei progetti. Questo è quello che abbiamo visto, è la cosa che funziona, che è una cosa che funziona abbastanza bene. Tornando a noi, l'ultima parte è l'autenticazione. L'autenticazione purtroppo è una cosa da realizzare con le dovute precauzioni, perché insomma, se non altro perché sennò ci fai la figuraccia dell'hackerspace che è stato hackato. Noi abbiamo scelto di usare LDAP, per adesso è tutto abbastanza vanilla. Uno dei problemi di LDAP è come fai a cambiare le password dagli utenti, oppure se l'utente si dimentica la password, come cazzo fai a recuperarla? Questa cosa qua è stata risolta quando per pura botta di culo ho trovato questo LDAP Toolbox Project, che sono un gruppo di LDAP users che hanno creato questa mini sito in PHP che ti permette di recuperare la tua password con la mail, il solito link al token, ti manda il link per email per resettare la password, ti permette di cambiarla con un form. Fa queste due cose, le fa bene. Per adesso non ho dato problemi, ed è self-service, così non serve mandare mail, guarda che non mi ricordo più la mia password, cose così. L'hardware su quale gira tutta questa cosa qui sono una VPS piccola della Ruba da 1 euro al mese, che ci tiene sul bot e l'LDAP. Una macchina dedicata che è un pelino più costosa, per adesso è perfino un po' troppo, sottoutilizzata, che ci tiene su le due applicazioni di Ruby. Questa qua la paghiamo 20 euro al mese. E poi abbiamo un servizio di hosting sponsorizzato da un mio amico a Trieste, che ci tiene su le parti che sono PHP e MySQL in sostanza, quindi il sito web che è HTML puro, la DocuWiki, Tasks e Forgot, che è quello il self-service. In futuro, questa cosa qui l'ho dovuta ridimensionare perché c'era troppa roba, in futuro pensiamo di migrare tutta l'autenticazione a FreeIPA, che è un software molto molto figo, anche un po' più incasinato perché si basa su Kerberos e OAuth 2, poi con un altro software.
Questo magari questo è molto bello, però devo pensarci ancora un po' su, che è un po' complesso. Stiamo facendo un nuovo sito web, perché quello che c'è adesso su in verità è un sito web temporaneo, perché abbiamo scoperto che avevano hackato il provider che ci teneva il sito principale e stava distribuendo malware su ogni URL. Però non è stata colpa nostra la volta. Ci piacerebbe tirare su un broker MQTT, questo per tenere lo stato dell'hackerspace, quindi per vedere facilmente se l'hackerspace è aperto o chiuso, perché adesso usiamo un metodo manuale che quando arrivi all'hackerspace scrivi open al nostro bot e il nostro bot si ricorda che è open, però di solito dimentichi di scrivere closed e quindi l'hackerspace rimane aperto per sempre. Poi ci piacerebbe migliorare un po' il bot, quindi fare l'interrogazione dello stato via MQTT. Qua c'è già un plugin per Limnoria che fa MQTT, quindi lì basterebbe aggiungerci un po' di codice per tirare fuori i dati che ti servono. E mi piacerebbe fare l'autenticazione degli utenti, che avviene via IRC, anche via Telegram con l'user ID di Telegram. L'altro progetto software un po' più audace, perché non esiste, è un pannello self-service per la gestione delle membership, quindi in modo che i soci possono iscriversi anche via internet. Li mandi sul form, si mettono i loro dati. Ovviamente parla con Triton, e con FreeIPA, gli crea automaticamente l'utente e quant'altro. Ok, bene, poi io in verità ho anche una brevissima, giusto tre slide, riguardanti l'infrastruttura interna invece, quindi tutti i server che sono interni, però beh, se siete stanchi possiamo anche non farla, o la facciamo domani. Quindi, non so, se volete posso anche andare avanti per quanto riguarda l'organizzazione. Avanti come treni? Vedo gente stanca, no, vai. Allora, siamo partiti da questo. Questa è stata quando eravamo ancora nella sede vecchia, e c'era un router, uno switch, un access point, un telefono IP e due computer. E questo era quello che bastava, insomma, perché bene o male ognuno ha il proprio portatile, quindi nel senso non è che ti servono queste grandi macchine. Poi abbiamo scelto di fare una cosa che è stata una scelta personale, in verità mia e dell'altra persona che si occupa, perché ci piace, alla fine, nel senso, l'infrastruttura per noi è anche un gioco, nel senso, è bella perché i soci la usano, però per me è anche figa perché gioco con le cose, con i giocattoli da bambini grande. E quindi abbiamo ricevuto un paio di donazioni, quindi ci siamo presi su un router MikroTik bello da rack, due managed switch, è un NAS un po' più serio, un po' di computer extra, e quindi è diventata questa cosa qui. E quindi qua, lì non so, non si legge molto bene, ma qui c'è il nostro router principale che si chiama Chekhov, poi c'è uno switch per una stanza e un altro switch managed per l'altra stanza, ci sono tipo 9 reti diverse, ognuno sulla propria VLAN, c'è la rete per l'access point Wi-Fi, c'è la rete per l'access point Wi-Fi ospiti, c'è la rete per l'access point Wi-Fi Internet of Things, che ovviamente è firewallata di cattiveria, ci sono un paio di macchine, ci sono un po' di telefoni IP, abbiamo deciso di fare la figata e farci il server asterisk interno, quindi abbiamo la centralina che risponde quando chiama il MITLAB, lascia squillare un paio di volte il telefono e poi mi ridireziona la chiamata a me. Abbiamo tirato fuori un server da rack, che è vecchissimo, consuma un fottio di corrente, però insomma tiene su Asterisk, tiene su Netbox, che è anche un software molto carino e ti permette di mappare tutti gli indirizzi IP. Queste sono cose da sistemisti, insomma, o sistemisti in erba come me. Abbiamo due access point Unify col controller, quindi abbiamo l'elenco, anche volendo da scriptare, l'elenco di tutti i dispositivi collegati, quindi un'altra delle opzioni appunto è proprio vedere se ci sono due o più dispositivi collegati alla rete, allora può essere, è più probabile che l'hackerspace sia aperto, e quindi fare una specie di auto-detect. Con queste cose qua si può fare, abbiamo preso un paio di stampanti normali, 2D, perché spesso bisogna stampare anche le cose. E quindi questo è diventato un po' il playground di mio e dell'altro ragazzo che si occupa di infrastruttura interna. Poi adesso stiamo giocando con FreeIPA e con un altro software che si chiama Cobbler, Spacewalk, che ti permette di fare provisioning automatico delle macchine, cioè tu prendi la macchina, il computer, lo attacchi alla rete, lui fa il boot da TFTP
sa già il MAC address di quella macchina perché te lo sei capiato, l'hai aggiunto al gruppo, e quindi ti mette già la distribuzione giusta con i software giusti, con tipo Arduino preinstallato, con il software della stampante 3D preinstallato. Se devi cambiare macchina, tic, tic. Mezz'oretta, anche perché mezz'oretta perché abbiamo la rete gigabit, che è super figo, bisogna far mettere la rete gigabit. E quindi adesso abbiamo questa lista dei servizi attivi, abbiamo Gainan 2 che è il nostro NAS su cui gira NFS, Samba e TFTP, abbiamo Enterprise che è il nostro server principale che ha PXE, Asterix Network, una VPN e Triton, c'è Sputnik che è in test adesso con FreeIPA, c'è una piccola Orange Pi Zero che gira Mopidi che gestisce il sistema di audio, di speaker. E poi c'è il router principale che gestisce anche l'NTP. E in futuro mi piacerebbe migrare tutto su FreeIPA, usare l'autenticazione WPA2 Enterprise sulla Wi-Fi e aggiungere un paio di servizi tipo ZoneMinder, che è un sistema di sorveglianza open source. E quello in rosso, che è il prossimo progettone che bisognerà finire il prima possibile, che è l'apertura dello spazio via SmartCat. Soprattutto perché vogliamo farlo bene, siamo già a un buon punto, però adesso bisogna mettersi sotto. E poi l'altro progettino carino è uno Stratum 1 NTP con il GPS, un Orange Pi con il ricevitore GPS col segnale PPS che ti fa da sorgente vera di tempo dell'ora, in sostanza. E questo è quanto vi ho tenuti per mezz'ora staccata. Se ci sono domande, andate. Non tutti insieme, però. non so se c'è... Ecco, vai. Allora, non so se... Non c'entra adesso... Cioè, beh, non ho importa. Capito, è chiarissimo finché... Cioè, siete già avviati una realtà... Credo che non sia costruita in poco tempo. Beh, diciamo che esistiamo da 2 anni, più o meno. Ah, ok, perfetto. Ma in quanto tempo dedicate al giorno? E soprattutto per trovare gli spazi, tutta la parte amministrativa di come siete allora, partiti? Sì, questa perché mi sembra la cosa... È un'ottima domanda. Allora, siamo partiti, in verità, anche grazie a un po' di persone che sono qua all'ESC, siamo partiti come un gruppo di 10 persone. Allora, ci sono delle cose che si chiamano design pattern per gli hackerspace, che sono nient'altro che delle regole tipo vademecum per creare un hackerspace che possa vivere. E una di queste regole, che è sempre molto importante tenere a mente, è la regola del 2 più 2. Quindi, per far partire un hackerspace devono esserci 2 persone disposte a dedicare una bella fetta del proprio tempo per nutrire questa nuova creatura, e 2 persone che diano una mano quando possono. Quindi noi in verità siamo partiti con 10 persone, delle quali in verità ce n'era una che era disposta a dedicare la maggior parte del proprio tempo libero per farla crescere, e altre 10, chi più, chi meno, insomma. Quindi tutto l'ambaradan è partito da lì. C'è anche da dire che... io avevo già esperienze precedenti nel creare hackerspace, perché questo qua è il secondo che creo. E il primo è stato un esperimento durato un annetto e mezzo, e poi io ho finito il tempo, ho iniziato questo qua e poi l'altro si è concluso. C'è da dire una cosa, all'inizio noi siamo partiti in affitto. L'affitto è una cosa che grava tantissimo, perché per esempio a Trieste... Il povero buco che noi avevamo la pagavamo comunque 500 euro al mese, ed è una cosa che ti obbliga a fare corsi a non finire e ti mette anche in una situazione un po' così, perché legalmente, perché tu tecnicamente non, sì, è un po' shady come associazione fare questo tipo di cose. Siamo stati fortunati in verità a trovare l'allaccio giusto, che è stata la banca ZKB di Trieste, che stava, proprio quando noi stavamo cercando di trasferirci da qualche altra parte, stava aprendo uno spazio di tipo co-working / acceleratore di aziende. E siamo riusciti a convincerli e ci hanno dato non uno, ma ben 2 uffici. E quindi ci siamo insediati lì, e adesso, proprio perché siamo stati liberati dal peso di dover
continuamente fare corsi e continuamente cercare modi per tirare fuori questi benedetti soldi per l'affitto, siamo stati più liberi di fare cose come questa. Questo purtroppo è la realtà. O trovi un posto che ti sponsorizzi, se no devi trovare un bel po' di persone, perché il modello esiste, il modello funziona, nel senso se tu vai a Monaco ci sono 50 persone, 100 persone che danno 20 euro al mese. Con quei soldi lì riesci a fare un ragionamento del... A Trieste non ci sono così tante persone, e quindi o sopravvivi così o non sopravvivi. Questa purtroppo è la realtà, nel senso purtroppo siamo stati fortunati, cioè per fortuna siamo stati fortunati. Però c'è anche da dire che insomma posti ad affitto simbolico li trovi, se non altro tipo dal comune o cose del genere. Quindi penso di aver risposto, insomma, grazie. Ho cercato di stare politically correct, però è vero, sì, braccino corto, negativo quasi. Ciao, in questo qui allora mi pare di capire comunque che il modello di business sia più solido quello dei Fab Lab che quello degli Hackerspace. Sì. Beh, il modello di business da un punto di vista di... ovviamente è molto più solido, anche perché i Fab Lab non sono quasi mai associazioni, sono sempre start-up oppure aziende. Il modello di business, nel senso, però io non sono qui per fare business. Cioè, è quella la cosa fondamentale, secondo me. Io all'Hackerspace ci vado perché mi piace, non perché voglio tirarci fuori i soldi. Io non ci guadagno niente. Se tu sei un Fab Lab, ovviamente sì, devi sbatterti per trovare clienti, però li fatturi per i tagli laser, metti le tue macchine a disposizione, stampi 3D a pagamento, sì, giusto. Però comunque se sei un Fab Lab fai anche un servizio comunque di fare corsi e un servizio alla cittadinanza, se invece sei un Hackerspace campi solamente se c'è qualcuno che ti finanzia, se no quella città lì se non trova un finanziatore non nasce l'Hackerspace e non si fa nulla. Cioè se la scelta è Hackerspace o niente, ma Hackerspace pagato da qualcun altro, è meglio un Fab Lab. Sì, in verità, nel senso, col Fab Lab sicuramente se trovi persone che si sbattono a star lì e a farlo diventare un lavoro, è sicuramente molto più vivibile. Però, nel senso, mentre il Fab Lab è proprio un modello commerciale, gli Hackerspace di solito tendono a essere più, mi verrebbe da dire, sociali forse, o nel senso non strettamente a fatti per fine commerciale, ma proprio per puro divertimento, che a me piace molto di più, ma è una scelta, nel senso, è una scelta uno personale, due molto antifinanziaria. Okay. È un divertimento pagato da altri, però. È un divertimento pagato in parte da altri, ma non esclusivamente, sì. Ok. Sì, scusa. In una slide ho visto che state abbandonando NewCash per usare un altro programma. Sì. E mi interessa... Ecco, non so se hai visto il talk precedente a questo. No, mi spiace. Ecco, lì si parlava proprio di questo nuovo programma che andrebbe a sostituire NewCash. Ok, me lo guardo in streaming. Sì, no, in sostanza si parla di Triton, che è un superset di NewCash. Mentre NewCash serve a gestire solamente la parte finanziaria, Triton gestisce sia la parte finanziaria che anche la parte di soci, per esempio. Altre domande? Beh, se no mi trovate in giro. Ho la maglietta arancione. Grazie.